So let me take the chance to thank Roberta for the organization, and for the wonderful place, the wonderful organization, and I mean, it's just she did everything basically. So and then after this, let me just move to the last part of the day. So I'm very happy to welcome all the speakers in the round table. Okay, so I start with those that are already here. So let me introduce Francesco. Okay. This part is usually in Italian. So, quindi passiamo all'italiano, scusate. Quindi per quelli che non parlano italiano, ci sono le cuffie. So for those that don't speak Italian, there are the headphones. So the last part of the day it's in Italian, okay? E quindi sono molto felice di dare il benvenuto a Francesco Manacorda, che è capo della redazione economica della Repubblica e che condurrà la tavola rotonda, a Marco Bentivogli, che è segretario generale della FIM CISL, a Massimo Bonini, che è segretario generale di Filcams, a Giuseppe Mascoli, che, come si è già presentato stamattina, è un businessman, e quindi volevamo avere anche questo lato del dibattito, e poi al professor Antonio Schizzerotto, che è professore all'Università di Trento e direttore di IRVAP, Istituto per lo Studio delle Politiche Pubbliche, che ci sta raggiungendo, insomma. Quindi ci sta raggiungendo. Ha dimenticato qualcosa il professore? Sì, sta arrivando, okay. Ha detto che arriverà tra un minuto. Ok, come vogliamo fare? Aspettiamo un attimo. Lo aspettiamo un momento, aspettiamo, se un fosse il caso. Ok, va bene. Grazie ancora. Secondo me ne facciamo almeno due, perché abbiamo un momento. Io vorrei evitare interventi fiume, facciamo una cosa cercando, cercherò di farli palleggiare un po' tra di voi, insomma, se è possibile. Questo è Dasher, non ha votato, sì. Hanno votato, non so se hanno votato. Oggi non hanno ancora votato. Stavo in commissione. C'è un voto, ma poi... No, c'è un voto in commissione, ma non so se c'è già stato oggi. Penso ci vediamo ancora. No, nemmeno io. Allora, buon pomeriggio a tutti. A me spetta l'ingrato compito, di fronte a questa platea di accademici, di provare a portare gli studi, e forse in particolare l'ultimo studio che abbiamo sentito, che attiene più alla situazione italiana, cercare di calarlo nella situazione così reale, concreta dell'Italia, con questo panel di persone che intervengono, che hanno dei ruoli sociali ben definiti, insomma. Io partirei con due calci d'inizio, uno un po' provocatorio. Abbiamo sentito nella discussione prima, e specialmente nella discussione dello studio di Violante, Acciari e Polo, e specie con il discussion Cappellari, a un certo punto lui diceva l'Italia allora la dobbiamo mettere da terra dello status bloccato a land of opportunities, terra delle opportunità. Poi abbiamo sentito parlare di vicinanza anche a dei modelli di mobilità sociale di tipo svedese. Ecco, io su questo mi sono ritrovato un po' fuori probabilmente dalla comprensione, cioè guardando fuori dalla finestra, al di là del fatto che il tempo non è svedese, per fortuna, mi sono detto non so quanto l'Italia sia svedese. Ne parlavo prima un attimo con Violante, che mi diceva che secondo lui comunque il punto più importante della ricerca è la differenza trovata su dati molto sostanziosi e molto indicativi, la differenza di mobilità sociale fra sud
e nord. Allora io partirei intanto rivolgendomi alla destra del mio tavolo, ai due sindacalisti, esponenti del sindacato che sono qui, con una prima domanda. C'è davvero una mobilità sociale secondo voi maggiore di quella che noi percepiamo, come risulta dagli studi che sono stati presentati oggi? L'Italia è messa meno male da questo punto di vista, o nell'esperienza quotidiana, insomma in corpore vili, questa mobilità sociale si stenta assolutamente a vederla, intergenerazionale o meno che essa sia? Partirei con Bonini a chiedere questo, anche alla luce di una sua esperienza. Lei è segretario della Camera del Lavoro di Milano, che è storicamente un punto, diciamo, anche di avanguardia nelle relazioni industriali e negli ultimi anni soprattutto in quelle del terziario, insomma, visto che poi c'è stata una mutazione del sistema, e ha iniziato, anche questo mi sembra interessante evidenziarlo, la sua carriera sindacale nel mondo dei call center, insomma, che nell'immaginario collettivo sono un mondo a scarsa mobilità ascendente, insomma. Vorrei che ci spiegasse qualcosa su questo, grazie. Va bene, grazie, buongiorno. Intanto grazie anche per essere stato invitato. Mi scuso per non aver potuto partecipare all'ascolto di tutte le ricerche, ma insomma ero stato fornito delle varie sintesi, quindi ho un po' inquadrato il tema, il concetto. Allora, se noi parliamo di mobilità sociale, io vorrei partire partendo dalla mia esperienza personale, che è appena stata citata, perché credo che sia esemplificativo di quello che viviamo in questa epoca di cambiamenti. Allora, io ho avuto un papà che ha fatto per tutta la vita il magazziniere. Quel lavoro gli ha permesso di vivere dignitosamente, di dare un'istruzione ai figli, di poter dare l'opportunità ai propri figli di crescere nella mobilità sociale. Il figlio che ha studiato ha trovato un posto di lavoro in un call center. Io ricordo sempre con grande commozione quasi, l'ultima busta paga prima di fare l'esperienza nel sindacato era di 996 euro. Anno? Anno 2003. Quella, diciamo così, busta paga dà una serie di spiegazioni dal mio punto di vista di come i passaggi generazionali di fatto stanno per certi versi creando delle condizioni difficili per le nuove generazioni. Lo dico partendo da un territorio come quello di Milano, che è un territorio tendenzialmente ricco, dove però i costi della vita sono tendenzialmente più alti rispetto ad altre realtà. Partiamo dalla casa, tant'è vero che molti giovani negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, non riescono più a vivere dentro Milano, nelle mura di Milano, il confine di Milano, ma si spostano nell'interland milanese perché i costi sono insostenibili. Il prezzo dei trasporti, pur essendo di fronte a una città che ha una rete fitta di trasporti, sicuramente alla punta avanzata d'Italia, hanno un costo importante. Insomma, tutta una serie di esempi, tutta una serie di indicatori che ci dicono che questo tema della mobilità sociale, quantomeno nella vita pratica, nella vita quotidiana, è difficilmente individuabile come un elemento di avanzamento. E io metto qui il tema della generazione, cioè di generazione in generazione si ha la sensazione che la condizione peggiori invece che migliorare. Lo dico perché poi abbiamo fatto recentemente come Camera del Lavoro uno studio e un'analisi, perché io poi credo che dentro questo ragionamento il tema del lavoro sia un tema che deve stare dentro la discussione, l'analisi, lo studio, il dibattito generale, politico e sindacale. Perché anche il lavoro è tema di mobilità sociale, soprattutto il lavoro lo è. L'analisi che noi abbiamo fatto dentro grandi discussioni politiche, sappiamo tutti che l'Italia arriva da una recente riforma del mercato del lavoro, il Jobs Act, sulle quali poi ci si accapiglia rispetto alla positività o meno di quella riforma, però posso dire che noi nella nostra analisi abbiamo individuato queste tematiche. La prima è che l'occupazione sicuramente aumenta e quindi questo è un elemento positivo, cioè si è invertita la rotta rispetto a quella che era una tendenza durante la crisi.
Milano negli ultimi due anni, 2014-2016, lo studio arriva fino a lì, aumenta di oltre 40.000 unità i posti di lavoro. Il tema qual è? È che nella nostra analisi, che abbiamo già individuato, ma che approfondiremo di mese in mese, noi vediamo due situazioni che ci allarmano. La prima è che questi 42.000 nuovi posti di lavoro sono lavori che hanno contratti più discontinui. Quindi, e qui Milano ha un'altra tendenza particolare rispetto al resto d'Italia, è il territorio che ha la percentuale più alta di passaggi da contratto a contratto dei lavoratori. Possono anche essere passaggi da lavoro autonomo a contratto a tempo determinato. C'era vicino all'aeroporto, si capisce. Dicevo, possono essere passaggi che vanno da lavoro autonomo a tempo determinato, magari a lavoro interinale, per poi tornare ancora a lavorazioni autonome. L'altro elemento che noi vediamo è che questi 42.000 lavoratori hanno una paga che di media vale 490 euro in meno rispetto a tutti gli altri lavoratori. Allora, questo è un altro indicatore che ci preoccupa tantissimo, e quindi quando noi parliamo di mobilità sociale e la mettiamo in relazione con il lavoro, questo è un elemento di forte preoccupazione. Ci interroga tantissimo, non solo dentro il tema della buona o cattiva riforma del lavoro, che non è oggi ovviamente il momento in cui noi ne vogliamo discutere, ma rispetto a questo punto, che ruolo intende giocare per esempio lo Stato, il pubblico? Come si fa a contenere, dal nostro punto di vista evidentemente, una deriva che rischia, come dicevo prima, di acuire la sensazione che passando di generazione in generazione le condizioni peggiorino? E quindi questo è un elemento che noi abbiamo ancora come riflessione, interrogativo, e che cercheremo di analizzare meglio nei prossimi anni. Cercheremo anche nei prossimi interventi. Per ora lascio la parola a Bentivogli, che lo presento con due parole. Insomma, ha scritto un libro molto interessante sul sindacato e sul ruolo dei sindacalisti. Mi sembra uno che vada un po' nella direzione di pensare anche a un'unità sindacale in qualche modo. Come il sindacato vede questo problema della mobilità sociale e come si può muovere con i suoi mezzi? Ma innanzitutto io ho ascoltato da stamattina tutte le ricerche, sono sicuramente molto interessanti, invece io dirò cose che non hanno nessun rigore scientifico, assolutamente, per cui lo dico prima di essere subito contestato. Ecco. Innanzitutto io ritengo che, al netto della validità di tutte le cose ascoltate, la mobilità sociale e la tematica delle disuguaglianze abbia la necessità di una focalizzazione ulteriore. La mobilità sociale dipende dalla possibilità, dalle opportunità, affinché nelle due strade di cui si parlava, tra merito, impegno e fortuna, il merito e impegno non siano su un binario morto. Ecco, questa è la grande discussione fondamentale. E da questo punto di vista le disuguaglianze in base all'income, al reddito, ai salari, dicono molto poco, secondo me. Ecco, questa lettura tutta sui redditi, in Italia, a parte che accanto ai fattori di correzione delle ricerche, penso che siano incorreggibili i dati sui redditi italiani. Se nelle ultime cose che abbiamo letto ci sono 30 milioni su 40,5 milioni di dichiarazioni di persone fisiche, se ce ne sono 30 milioni di dichiarazioni con meno 185 euro di reddito annuo dichiarato, questo significa che siamo un paese dal punto di vista statistico incorreggibile, è un paese in cui i redditi dicono molto poco rispetto alla realtà. E abbiamo una percentuale di reddito di numero di lavoratori autonomi tra le più alte d'Europa, sono tra il 23 e il 30%, in Francia sono l'8%. Su 7 milioni di lavoratori autonomi solo il 10%, 700.000, dichiarano più di 15.000 euro. Questo significa tanto, perché sicuramente nel lavoro autonomo ci sono anche molti lavori poveri, ma significa anche che c'è una soglia di evasione non fisiologica rispetto a quello che sono gli altri paesi. E la cosa paradossale è che in Francia, pur avendo tre volte
il numero, un terzo del numero dei lavoratori autonomi, la prima fonte di gettito fiscale francese è l'IVA, che sappiamo in Italia è piuttosto una cenerentola nei rubinetti delle entrate dello Stato italiano. Dico questo perché probabilmente questo ci aiuta anche a una lettura, è una mia personalissima opinione, sulle disuguaglianze, perché queste spesso determinano la quantità o meno di opportunità per le persone a prescindere dalle condizioni di partenza, rispetto a molte altre cose. È stato detto molto bene tutto oggi, anche la religione conta molto, è stata interessantissima vedere questa mappa, perché adesso sulle disuguaglianze la prima cosa con cui le si associa è il fenomeno populista. La stessa mappa che applichiamo in Francia per il voto a Marine Le Pen è la stessa mappa che plasticamente riguarda anche l'orientamento religioso e il titolo di studio. Il titolo di studio non dipende sempre e spesso dalle condizioni di reddito, dipende anche da situazioni diverse. Noi abbiamo, a parte che in Italia abbiamo analfabeti funzionali laureati, ma accanto a questo ci sono aspetti culturali, geografici, demografici altrettanto importanti come quello del reddito. Quanto le persone sono inurbate o meno, quanto sono agganciate a un sistema di informazione e comunicazione di qualità. A proposito di test invalsi, il test non solo dell'accesso alla formazione, al sapere, ma se noi abbiamo, soprattutto nel centro-sud, qui fa vedere appunto rispetto alla ricerca di oggi, che i test invalsi, i risultati dei test invalsi sono inversamente proporzionali ai voti conseguiti, questo la dice lunga sulla qualità del sistema di istruzione scolastico italiano e probabilmente anche ha una necessità di fare ulteriori analisi di diverso tipo. Poi c'è un tema che secondo me più grande di tutti, che è quello generazionale. Come diceva adesso Bonini, io credo che ci sia in fondo un grande impoverimento. Oggi il dualismo più forte, mentre si è un po' cristallizzato quello nord-sud e paradossalmente il sud ha guadagnato qualche punto in più, poca roba, il livello generazionale di impoverimento è sicuramente un dato che balza all'occhio. Allora, da questo punto di vista, anche vedere se tra i padri o i figli evadono di più spesso perché hanno non solo forme contrattuali più fragili, ma perché la gran parte, non solo nei call center, di assunzioni in questa fase sono fatte part time. È anche adesso che ci sono questi movimenti che dicono di ridurre l'orario di lavoro. Ecco, insomma, la gran parte degli assunti sono a 4 ore, ridurgli l'orario di lavoro non è molto popolare se ci si rivolge a questi ragazzi e ragazze. Ecco, io credo che sia molto importante da questo punto di vista cercare di riverificare, di rimappare il paese rispetto a una genesi, un'origine delle disuguaglianze molto più ampio di quello relativo al reddito. Ecco, credo che questo sia anche la migrazione, era interessante quel dato che relativo alla migrazione intranazionale, diciamo così, tra regioni. Molto spesso si migra perché la qualità dell'università della propria regione non è di buon livello, c'è una migrazione fortissima per le città universitarie con una qualità migliore. Per cui ecco, io credo che bisognerebbe un po' rimmaginare e riguardare a tutte queste cose. Detto questo, il ruolo del sindacato primario è quello di lotta alle disuguaglianze, però appunto deve essere una lotta che guarda un po' più ampiamente il mondo. Può essere positivo immaginare che avviciniamo il nostro dinamismo di mobilità sociale a quello dei paesi scandinavi, sappiamo però che è un po' azzardata come analisi, nel senso, nella mia visione del sindacato e del futuro, che cerca di essere sempre positivo, anche in maniera forzata, perché in Italia va di moda una narrazione funerea su tutto ciò che accade, però ecco, proprio per non far vincere quelli con la narrazione funerea, ecco, bisogna giocarla un po' più con equilibrio, a mio avviso. La interrompo e vorrei invece parlare un attimo con Schizzerotto su questo tema, appunto, mobilità sociale e indicatori, se il reddito è un indicatore efficace, come ben ti voglio sembra mettere in dubbio, e come lei stesso in una conversazione che abbiamo avuto prima di questa tavola rotonda mi indicava, insomma.
darei intanto la parola a lei su questo. Io no, grazie. Io non ho mai detto che non fatemi dire cose che non ho detto. Non ho mai detto che il reddito invece qualcosa. Non ho mai detto che il reddito sia una cosa. Di questa è una specialità giornalistica, far dire cose che uno non ha mai detto, lo sa. Quello che ho detto è non necessariamente è l'unico indicatore utile per studiare la mobilità sociale. Benissimo. E qui, come dire, c'è una tradizione differente tra economisti e sociologi, ma siccome io sono a favore di una scienza sociale unitaria, dirò delle cose che sono assolutamente allineate con quelle di Violante. Cioè, in buona sostanza, e questo io non l'ho, anche se Lorenzo Cappellari mi ha infilato tra coloro che sono, ecco, tra coloro che dicevano che noi siamo una società immobile, in realtà dal punto di vista dei tassi complessivi di mobilità, quindi non solo la mobilità ascendente, ma della proporzione di soggetti che cambiano collocazione occupazionale rispetto a quella di origine, l'Italia è sempre stata un paese, sempre stata da quando abbiamo cominciato a fare analisi, un paese molto prossimo a Germania, Francia, Inghilterra, eccetera, e per alcuni versi, per alcuni periodi, i famosi 30 gloriosi e giù di lì, i nostri tassi di mobilità ascendente misurati via occupazione e non via reddito, come ha fatto Violante, erano più alti di quelli ad esempio del Regno Unito. E c'è da aggiungere un'altra cosa: se ci spostiamo dal punto di vista della mobilità assoluta a quello della mobilità relativa, cioè l'intensità dell'associazione netta tra origini e destinazioni, e si mettono appunto appositi modellini, quello che il risultato che emerge e che io ho credo scritto più di qualche volta è che se noi confrontiamo la generazione dei soggetti a parità di età, naturalmente la generazione dei soggetti nati nei primi 30 anni del secolo XX con quelli nati dagli anni 70 in avanti, beh, il tasso di ereditarietà sociale da noi è diminuito del 40%. Cioè l'origine sociale conta oggi il 40% in meno di quello che contava, cosa ho detto, 70 anni, 50 anni fa, qualcosa del genere. Quindi da questo punto di vista io sono perfettamente allineato. Noi non siamo una società chiusa. La posso interrompere un attimo? Sì, scusi. Se mi lascia concludere 30 secondi. Il problema vero è che da noi, con le ultime generazioni, e su questo concordo con loro, diciamo nati tra gli anni 70 e la fine degli anni 80, quello che è successo è che i tassi di mobilità discendente si sono accresciuti più dei tassi di mobilità ascendente. Ma questo non significa che siamo una società chiusa, significa semplicemente che la configurazione della nostra struttura occupazionale ha oggi meno posti alla posizione intermedie, diciamo quadri, impiegati di concetto, impiegati direttivi, meno dirigenti, eccetera, eccetera, di quanto non ne avesse, per esempio, appunto, per i soggetti nati tra gli anni 30, la fine degli anni 30 e gli anni 50, o tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 60. Naturalmente questo sto parlando in termini di proporzioni, ma se si vedono anche i dati dell'indagine, come si chiama, sulle ricchezze, quella della Banca d'Italia. Degli italiani. Okay. Si vede anche lì, voglio dire, che c'è un blocco del, cioè quello che è stato un forte occupational upgrading che si è verificato dal secondo dopoguerra fino appunto, diciamo, ai primissimi anni 90, dagli 93-94, quel periodo lì, da quando comincia la nostra stagnazione, perché non è mica il problema della crisi del 2007 per l'Italia, a quel punto lì non si è più avuto uno spostamento verso l'alto della struttura occupazionale, ma un suo ingessamento, e l'unico elemento, che la componente, diciamo così, che si è più accresciuta è quella dei lavoratori non manuali, ma neanche qualificati, ma neanche
ma no, e non qualificati che lavorano nel terziario, cioè servizi alle famiglie e servizi alle persone. Questa è quella storia italiana. Io la stavo interrompendo proprio su questo e invece no, lei finendo ha chiarito già il mio dubbio, cioè io dicevo fino a ieri c'era questa mobilità sociale più ascendente che discendente, come lei chiariva poi per i nati diciamo dagli anni 80-90 questo non succede più. Ma quali sono le ragioni di questo fenomeno secondo lei? Franco De Benedetti da lì diceva produttività, la mancanza di produttività del sistema, ma la creazione di questi posti di lavoro diciamo non qualificati e nei servizi, non nell'industria, che sono posti di lavoro diciamo molto in pericolo in qualche modo, nel senso che sottoposti anche instabili, sottoposti a una concorrenza straniera in alcuni casi, vedasi il caso call center ultimo che c'è stato, o vedasi anche tutto il settore dei servizi alla persona, insomma. Qual è la ragione secondo lei per cui la mobilità discendente a un certo punto ha incominciato a più che compensare quella ascendente? Cioè è quella che ho detto prima, cioè insomma la crisi italiana comincia negli anni 90, no? Perdiamo le grandi industrie, cioè sappiamo com'è la storia economica. Da lì i ceti medi e superiori, chiamiamoli così, scompaiono dal punto di vista delle occupazioni e si sviluppa questo lavoro non qualificato del terziario che per l'appunto ha prodotto, io non voglio citare teoremi vari sul calcolo della produttività del lavoro nei servizi, ma insomma diciamo che in generale non è particolarmente elevata. Quindi voglio dire a questo punto, dal mio punto di vista, tu sei tempi o meno. Quindi c'è una grossa crisi strutturale della nostra economia, del nostro modello di produzione, questo produce un blocco della struttura occupazionale in cui si espandono più i segmenti bassi, meno qualificati e non si espandono più quelli alti, e questo evidentemente porta a un declino della mobilità sociale ascendente. Ma anche lui, se guardate la sua matrice, quella matrice interquintilica lì che ha fatto vedere prima, le celle poste sopra la diagonale principale della tavola sono più alte di quelle messe sotto, quindi la mobilità discendente, sopra sta la mobilità discendente e sotto quella ascendente, la matrice funziona così. E quindi voglio dire, non è che stiamo dicendo cose, abbiamo indicatori diversi, però la storia che raccontiamo, se posso, si parva licet componere magnis, mi sembra che sia più o meno simile. Ho capito, grazie. Mascoli, a lei tocca fare da parte del protagonista della mobilità, penso ascendente, non lo so, magari lei ha avuto una grandissima eredità e genitori ricchissimi, ma lei è andato a Londra, non a caso, mobilità geografica per studiare all'LSI, poi si è inventato questa serie di pizzerie che adesso mi diceva ne ha 37 in Gran Bretagna e sta aprendo la prossima, il 10, a Salina, posto diciamo non scontato nella geografia italiana per aprire questa cosa. Qual è la sua storia di mobilità, se c'è? Sì. E la sua visione poi su questa mobilità? Ma io penso che la mobilità è sempre possibile, l'abbiamo vista anche attraverso... Si sente, no? Prova, si sente meglio. Sì. L'abbiamo vista anche attraverso i vari grafici rappresentati. Non penso che una storia individuale possa essere veramente particolarmente significante nella storia economica di un paese, particolarmente perché io faccio parte di quelle persone che sono fuori dalla statistica, perché come ha detto Violante, quelli che sono emigrati all'estero non fanno parte di questa statistica e quindi io sono una specie di fantasma. Diciamo, non sono pochi, eh? Noi napoletani siamo due fantasmi abbastanza grandi in questa cosa. Però... penso che ci sia in genere un grosso problema di mobilità, nel senso che io ho una mobilità, parto comunque da una famiglia agiata, mio padre era ingegnere, io ho studiato filosofia a Urbino, ho avuto un nightclub a Londra, insomma ho fatto una vita diciamo... Allora la mobilità discendente è la sua a questo punto. Passare da un nightclub a una pizzeria è sicuramente una mobilità discendente, ma...
Però da questo dal punto di vista della mobilità di carriera non necessariamente intergenerazionale. Però ho visto dei problemi intuitivamente associati con quello che si parlava. Secondo me come dicevi tu prima, il problema della Svezia, lo dico brevemente perché ho preso delle note, che l'Italia ha una mobilità del 10% dal primo gruppo al gruppo 5, gli Stati Uniti 5 e la Svezia l'11. Secondo me il problema è anche come guardiamo a queste statistiche, nel senso che le statistiche di questi gruppi sono dei gruppi che variano dai 15.000 euro all'origine, cioè che secondo me aggiustati con l'inflazione sono 20.000, a 50.000 euro di oggi, che è una grande differenza, ma non è assolutamente una differenza enorme. Dal mio punto di vista, e qui entra la mia mobilità sociale, tra 20.000 e 50.000 euro non c'è una grande differenza. Cioè io non me ne accorgerei neanche se avessi 50.000 o 20.000 euro nel conto corrente. Lo dico sinceramente. Quindi, perché qual è la differenza? Allora, la differenza è tra chi accumula abbastanza soldi per poter accumulare dei capitali. Cioè per poter accumulare dei capitali oggi in Italia bisogna avere un reddito lordo che sicuramente si gira intorno ai 400-500 mila euro all'anno. E allora entri in quello 0,1% di persone che riescono poi a effettivamente arrivare in quella che si chiama persistence at the top, cioè quella linea che abbiamo visto dove non c'è assolutamente mobilità, perché l'abbiamo vista in quella linea lì sul grafico, quando si arriva a quello 0,1% non c'è assolutamente mobilità e non ci può essere, raramente, perché l'accumulazione di capitali che generano altri capitali ti mantiene a quel livello. E soprattutto in una società che non ha crescita, non ha una crescita positiva che è quella, diciamo, di aumento della produttività, perché il resto poi non è una vera crescita. Che cosa succede? Che una mobilità che continua a salire di quell'1% perché il capitale genera altro capitale non può che andare a detrimento a togliere qualche cosa alla mobilità sottostante. Questo è un fatto, diciamo, che si capisce intuitivamente. Cioè una forte presenza di grandi capitali che generano reddito permette una crescita dai livelli bassi solo dove ci sia una effettiva crescita economica. In una situazione di stagnazione non ci può essere altro che un problema sostanziale. Questo si capisce, secondo me, senza neanche aver studiato economia, lo capisci intuitivamente. diciamo che lo capisci campando, vedendo. Sì. Non è la platea adatta a dire questo, sì. Diciamo. Sì, lo so. Questa. Adesso che mi hanno compito i giornalisti, adesso cercavo di vendicarti. Grazie. No, io adesso cosa, ma... sì sì dimmi che cosa vuoi dire. No, su questa questione allora passiamo al prossimo giro. Su queste questioni metodologiche io in realtà non lo so se poi ne vogliamo anche parlare con Violante, se vuole venire qui su. Immagino, ma questo è uscito anche durante la discussione, che un tema di correzione per evasione fiscale e difficoltà di raccogliere dati fiscali, insomma, italiani esatti ci sia. Questo al di là di quello che diceva Bentivogli, appunto, sappiamo che in questo paese non so che percentuale infima dichiara più di 100.000 euro l'anno, insomma, ma è veramente... 0,78. Ecco, 0,78. Ecco, 0,78, diciamo, un preparatissimo Bentivogli, ecco, quindi insomma questo già... 400.000 quanti mi viene? Però per curiosità, dove stavo io? Però non rileva, dice... Cioè, il fatto che almeno nei dati amministrativi fiscali ci sia meno dell'1% che dichiara 100.000 euro di reddito imponibile, cioè non vuol dire necessariamente che sono tutti evasori fiscali. No, non quelli. Quelli lì sono... No, certo, appunto. Quindi l'altra cosa che posso rispondere a questa, velocemente a questo punto che è stato sollevato del reddito. Io due cose. Allora, la prima cosa è che... Sono d'accordo su due cose, sul fatto che le misure del reddito che utilizziamo siano imperfette e sul fatto che ci siano altre misure che sono altrettanto interessanti come il livello di istruzione, occupazione, eccetera.
Volevo dire due cose rispetto alla misura del reddito. La prima è che abbiamo fatto un confronto con i dati della Banca d'Italia, dell'inchiesta della Banca d'Italia, la quale non ha famiglie, individui con reddito molto alto, perché sfuggono al campionamento, purtroppo. Però quello che dicono gli economisti della Banca d'Italia, che hanno fatto a loro stessi questo tipo di confronto con i dati fiscali, è che nelle surveys, nelle inchieste della Banca d'Italia, siccome alle famiglie viene assicurata l'anonimità, chiaramente non hanno particolare incentivo a dichiarare il falso. E quando fanno il confronto gli economisti della Banca d'Italia, cosa che abbiamo fatto anche noi, tra il 99% più basso della popolazione, perché l'1% non c'è nei dati della Banca d'Italia, tra dati fiscali e quello che emerge dai dati dell'inchiesta della Banca d'Italia, decile per decile, i livelli di reddito sono molto simili. Quindi voglio dire, è possibile che ci sia evasione, ma non è un livello di evasione che trasforma e sconvolge completamente il tipo di, diciamo, di immagine della società italiana. L'altra cosa sul livello di reddito è che, qui devo difendere un po' la categoria degli economisti, c'è una parte dell'economia che è l'economia della crescita, che è interessata ovviamente a confrontare il livello di benessere nei cittadini di vari paesi, paesi sottosviluppati, paesi di sviluppo medio e paesi più sviluppati. E gli economisti usano, Alberto mi insegna, usano il reddito come indicatore principale, perché sono i dati migliori che abbiamo, alla fine i dati più confrontabili attraverso paesi. Ma gli studi di correlazione tra across countries, cioè tra paesi, tra livello del reddito, livello di istruzione, livello di benessere, di sanità, health status, insomma, come si dice, il livello di investimenti, di produttività è altissimo. Quindi il reddito è un indicatore molto significativo di tutta una serie di indicatori di benessere della società, che uno può considerare anche migliori o diversi, ma è altamente correlato. Quindi è una buona misura, è una buona misura. Veramente, grazie Violante. Volevo passare a un altro punto, insomma, nella vostra ricerca in particolare le differenze nord-sud sono veramente impressionanti, questi dati sulla possibilità che chi è nel quintile più basso passi al quintile più alto di reddito da una generazione all'altra. E ovviamente è una mappa, quella dell'Italia, che voi avete fatto vedere, che va dal chiarissimo del sud all'oscuro del nord, che una mappa che si sovrappone perfettamente a quella dei flussi migratori interni nel corso, diciamo, degli ultimi decenni. Volevo chiedere al lato sindacale della tavola, ma questa situazione di spaccatura italiana, che è sempre più evidente, come si va a combattere, come si va a bloccare, non si blocca di sicuro, insomma, come si cerca di renderla reversibile attraverso politiche salariali anche differenziate? Insomma, al sud c'è un mercato del lavoro che sostanzialmente non esiste, come sappiamo. Dove si va a intervenire per cercare di portare un po' di mobilità anche al sud, senza che questa sia condizionata necessariamente a una mobilità geografica di chi si sposta? Ma questa, vabbè, è un po' la domanda della vita, perché da che sono nato, no, sento che insomma, il tema è nord-sud. La Germania ha avuto per un pezzo della sua storia il tema est-ovest, che bene o male hanno tentato di approcciare, non dico risolvere, però insomma hanno accorciato le distanze. Noi invece siamo di fronte sempre a delle distanze che sembrano di volta in volta incolmabili. Io credo che l'unica strada che ci sia è quella, da un lato, della legalità, perché noi sappiamo che il Sud Italia soffre di un problema cronico, che è quello dell'illegalità. Criminalità organizzata, c'è il tema diffuso, insomma, dell'illegalità nel lavoro. Io metto sempre al centro dell'azione di un paese il tema del lavoro, perché poi il tema dell'illegalità nel lavoro
è un tema di insostenibilità della vita delle persone. Quindi sono dei fattori che bisogna, per certi versi, in maniera radicale, bisognerebbe in un mondo ideale, nel mondo dei sogni, sradicarli. Una notazione, se non sbaglio nel vostro studio non è dimostrata una correlazione diretta fra livelli di criminalità e questa... e la mobilità intergenerazionale. Cioè la correlazione c'è, però scompare quando la si mette, quella, si mette insieme quella variabile insieme ad altre, ma perché c'è ovviamente una correlazione molto alta e probabilmente potrebbe anche essere che, diciamo, il livello di criminalità è misurato meno bene, con più errore rispetto ad altre variabili, quindi la significatività scompare, ma a livello di pura correlazione c'è, la c'è. Correlazione c'è. Mm-hmm. Sì, sì. Va bene. Sì, no, scompare quando si fa un'analisi un po' più, diciamo, sofisticata a livello statistico, ma quindi insomma ma questa evidenza empirica di cui parla Bonomi, secondo lei c'è? C'è una correlazione. Bonini, ho capito. Mi è andata bene, perché anche io come Bentivogli, cioè non è che parlo sulla base di dati di dati di una ricerca, però insomma stavolta mi è andata quindi, bene. Quindi vabbè, ecco. Il tema della criminalità. No, però c'è anche il tema poi di come lo Stato interviene, no? Fino ad oggi mi sembra che sia intervenuto no, cercando di dare investimenti che poi andavano a pioggia. Io ricordo, per certi versi c'è ancora, io correlo sempre il mio ragionamento in termini di lavoro, ovviamente per il segmento che rappresento. Cioè investiamo nell'occupazione del Sud dando soldi a pioggia alle imprese che cercano di reinvestire in quelle zone. Peccato che poi succedono i famosi fenomeni per cui dopo si aprono le imprese nel Sud, si crea della nuova occupazione a scapito magari di altre aree. Io non intendo quelle del nord, che possono ammortizzare meglio, anche se questa cosa oggi, dentro ancora un contesto di crisi, è diventata un po' più difficile, perché faccio un esempio, una parentesi: Milano ha una disoccupazione ancora del 7,5%, che è sicuramente un dato encomiabile se paragonato a alcune zone del sud, ma questo significa che a Milano, nel momento in cui c'è qualche elemento di criticità, non è detto che quella criticità venga immediatamente rioccupata con un altro posto di lavoro. Quindi insomma, ecco perché a volte quei sistemi rischiano di essere fallaci. Il problema è la concorrenza tra zone svantaggiate dal punto di vista occupazionale, no? Anche qua abbiamo visto esempi di aziende che, per inseguire gli investimenti che a pioggia venivano dati dallo Stato, il termine geografico andava sempre più a sud. Io mi ricordo una famosa trattativa sindacale dove a un certo punto a quell'impresa che è aperto a Milano, poi aperto all'Aquila, poi aperto a Bari, poi aperto a Lecce, poi aperto a Catania, a un certo punto aperto a Tunisi, gli è stato ricordato che dopo il Sudafrica non c'era più nulla, no? Ecco, allora che in questo caso lo Stato, nel momento in cui interviene anche con le buone intenzioni, dovrebbe inserire dei meccanismi che sono intanto più controllabili, che non siano gestiti con la logica del finanziamento a pioggia e che vengano verificati nel tempo per verificare che ci sia un segno occupazionale positivo, che ci sia della buona occupazione, un'occupazione di qualità, perché io credo che da questo punto di vista anche il Sud si riesce ad aiutare ad avere un sistema migliore. Poi chiudo su questa fase qua, facendo un'altra riflessione sull'istruzione, perché io credo che sia un altro elemento strategico, più che la leva fiscale per innescare la mobilità sociale di cui insomma si discute. Lo dico anche in relazione al fatto che oggi il mondo del lavoro è in trasformazione, è in evidente trasformazione. Cambiano le forme di lavoro, cambia la modalità di lavoro. Oggi si parla di industria 4.0, che significa non guardare solo alla fabbrica, significa guardare al lavoro a 360 gradi, perché l'industria 4.0 vuol dire che cambia il modo di organizzare il lavoro dentro l'impresa, vale per la manifattura, vale per la fabbrica, vale anche per il terziario. C'è l'innesto di modalità appunto diverse di lavoro, le reti, il web, le piattaforme, l'intelligenza artificiale. Ecco, una riflessione va fatta da questo punto di vista. Sono i giorni in cui a Milano si discute polemicamente se è giusto o sbagliato che si inserisca un numero chiuso nelle facoltà umanistiche dell'università statale. Io credo che quello non sia esattamente il tema
centrato della discussione nel momento in cui vogliamo correlare il tema dell'istruzione con la mobilità sociale. Noi notiamo che c'è una sorta di divaricazione, no? Oggi gli studenti, non vado a livello universitario, vado un po' sotto nelle scuole superiori, si dividono in due grandi macro aree, i licei e gli istituti professionali. E però il lavoro che cambia, il lavoro che si sta trasformando ci dice che invece le competenze dovrebbero aumentare dentro gli istituti tecnici in quella fascia di istruzione, e oggi c'è grande carenza di investimento da parte dello Stato, delle regioni, dentro quel percorso di istruzione. Ecco, è un elemento secondo me da tenere in considerazione, perché come cambia il mondo del lavoro ci dice che probabilmente quelle persone che faranno quel percorso avranno più probabilità di trovare una buona e sana occupazione che possa innescare anche una mobilità sociale positiva. Bentivogli, possiamo andare su un tema un po' più legato appunto al lavoro, al mercato del lavoro, alla produttività e anche all'idea sulla contrattazione di secondo livello, ad esempio, di quali differenze ci possono essere fra sud e nord per spingere un mercato del lavoro al sud? Sì, faccio solo una battuta sulla domanda precedente, che è un po', a mio avviso, è cambiato lo scenario, nel senso che questa idea di finanziamenti a pioggia fa un po' più parte del ricordo di qualche anno fa. Tra l'altro, in tutte le vertenze quello che viene fuori è che le regioni del sud sono talmente messe male dal punto di vista politico che non sono neanche capaci di utilizzare i fondi che hanno, per cui troppo spesso questa disparità nord-sud neanche c'è. C'è un problema serio, che nel sud c'è troppa pubblica amministrazione, cioè quello che è stato considerato come un welfare utile a compensare la disoccupazione è diventato un aspetto oppressivo per gli investimenti, non solo esteri o italiani, industriali. Quando abbiamo in Calabria il numero di forestali del Canada, uno capisce: ma perché bisogna scommettere su se stessi? È vero anche che in Lombardia abbiamo il numero degli avvocati della Francia, però, cioè, siamo un paese messo male. Però nel sud c'è un numero di pubblici dipendenti che fa capire che, faccio un esempio che può sembrare un po' scherzoso, in realtà per me è drammatico. Per quello io non è che volevo discutere la ricerca di Violante, che è bellissima, però siccome sono poco determinista economico, credo molto che ci siano tantissimi altri fattori meramente umani. Nel sud sapete che il sindacato serve anche spesso impropriamente o propriamente, chi non ha lavoro viene a portarci dei curriculum, no? Banalmente. E da Roma in su ce lo porta il disoccupato, da Roma in giù ce lo porta il genitore del disoccupato. E no, voi ridete, ma è una cosa drammatica. Cioè, c'è un tema di crollo della genitorialità in questo paese che è devastante. Poi vediamo tutti i telegiornali, anche sui giornali, tranne Repubblica, così, no? C'è questa idea. Ma che, cosa vediamo sui telegiornali? Ecco, sto dicendo che i NEET sono tutti poveri, disgraziati, eccetera. C'è una parte che sono persone che non hanno tante speranze, però ci sono anche tantissimi che appunto hanno il papà o la mamma che corrono in giro a cercare il lavoro, con un sistema relazionale, non di conoscenze, ma di relazioni, di conoscenze, insomma, cose diverse. Allora, questo è un po' un problema, perché io in tutte le vertenze che ho seguito, in Veneto, se salta una piccola impresa, non c'è mai l'idea che si va a finire come dipendenti della regione, della multiservizi, se non si trova un piano industriale diverso. In altre regioni c'è stato. È vero che stamattina pare abbiano assorbito i dipendenti di Radio Padania in Regione Lombardia, però rappresentano più i meridionali, quelli della Lega. Allora, però per tornare alla produttività, innanzitutto io ritengo che serva sempre più contrattazione decentrata. E noi siamo uno dei pochi paesi al mondo che hanno due livelli di contrattazione, la contrattazione nazionale e quella articolata aziendale, e abbiamo vissuto per troppi anni di una grande ambiguità, e cioè la sovrapposizione dei due livelli, il contratto aziendale che scimmiottava il contratto nazionale, il contratto nazionale che scimmiottava quello aziendale. Questa sovrapposizione che c'è stata per incapacità di risolvere un dibattito storico, in particolare tra di noi,
Io credo l'abbiamo risolta alla grande nel nuovo contratto dei metalmeccanici, nel senso che quello che fa il contratto aziendale o quello che fa il contratto nazionale non può farlo il contratto aziendale, neanche dal punto di vista salariale. La paga oraria l'aumenta il contratto nazionale solo per la difesa del potere d'acquisto. E pensate che c'è una larga parte di sindacato in Italia che ancora pensa che la produttività si possa distribuire a livello nazionale. Questa è una follia. Perché distribuire una media di settore, purtroppo c'è anche nell'ultima, non ci sono giornalisti qui che possono, io già sono stato messo all'indice per questa cosa. Sì, ma non può, è immobilizzato. Non è vero. Questa idea, anche sì, nella piattaforma CGL CISL UIL, di mettere l'andamento del settore o addirittura il PIL nei contratti nazionali è un assurdo totale. Intanto perché le medie del settore in Italia sono spesso negative, per cui quale risposta c'è? Siamo in deflazione, devo caricare di un ingrediente positivo il contratto nazionale, ci metto l'andamento del settore. La metalmeccanica è in media quasi sempre negativa, non parlo di produzione industriale, parlo di andamento del settore, perché è ovvio che si fa la media tra chi ha procedure di mobilità, licenziamenti, eccetera, con l'azienda che va benissimo. E poi è sbagliato anche per distribuire equamente la ricchezza, io dico sempre, va distribuita dove si crea, e per quello serve il contratto aziendale. E siccome la taglia media delle aziende è piccolissima in Italia, la vera differenza con gli altri europei è che abbiamo, pensate, la metalmeccanica di Confindustria come taglia dimensionale media 12 dipendenti, sono piccolissime. E tra l'altro i dati proprio di Prometeia sul CLUP, il costo del lavoro per unità di prodotto, vedono il CLUP, che non è l'unico indicatore di produttività ma uno degli indicatori di produttività, il CLUP è altissimo sotto i 20 dipendenti e gigantesco sotto i 10. E allora quello che io sostengo è: pensiamo a una contrattazione territoriale, che non è fare i contratti aziendali nel territorio, ma è dare una possibilità di scala maggiore ad aziende che non accedono all'innovazione, non possono fare organizzazione del lavoro, non possono fare piani di miglioramento produttivo, che invece in questo contesto, rivitalizzando il territorio, possono puntare un po' di più sulla produttività. Questo è un problema tremendamente serio, perché sopra i 500 dipendenti, e non solo nel centro-nord in questo caso, la produttività non è messa male in Italia. È messa male al di sotto, per cui il tema grande è proprio la piccola e media impresa, e siccome ce n'è tantissima, questo a livello di sistema di produttività è devastante. Però sono proprio d'accordo con quello che si diceva, in un paese con stagnazione, io vedevo tra le province il Sulcis, lì è ovvio, posso fare tutte le politiche attive del lavoro che faccio, ma chiuse le miniere, chiuso l'alluminio, chiuso l'agricoltura, ce n'è pochissima. Se non arriva qualche iniziativa, se non si parte qualche iniziativa di politiche attive, anche quelle non ne posso fare molte. Un seguito solamente con Bentivogli, ma una contrattazione territoriale che può arrivare fino, per usare un termine desueto, alle gabbie salariali o no? Ma in realtà le gabbie salariali già ci sono, ci sono verso l'alto, i minimi contrattuali italiani non sono alti. Se prendiamo il minimo salariale tedesco, 8,50 euro, il minimo contrattuale italiano non è molto più alto. Il problema è che di fatto ci sono, dal punto di vista del salario di fatto, non quello contrattuale, perché mediamente nel centro-nord ci sono i contratti aziendali, per cui si va sempre al di sopra. Nel metalmeccanico le aziende che hanno solo il contratto nazionale sono il 5%, niente. Per cui mettere le gabbie salariali sul contratto nazionale non serve a nulla. Cosa diversa, io su quello sono d'accordo con Ichino, è ragionare su minimi salariali per legge, è una cosa per il mondo CISL molto difficile da dire, ma io la penso, per tutti i settori non coperti da contrattazione collettiva. In quel caso, che sono il 15% dei lavoratori, in quel caso ragionare anche su dinamiche inflazionistiche, non solo regionali, può avere un senso. Questa proprio non la tiro in giro. La scriviamo. La scriviamo, ovviamente, sto qui, faccio il giornalista, che devo fare.
Schizzerotto, le posso chiedere invece sul tema nord-sud politiche dell'istruzione che peso possono avere e che tipo di politiche andrebbero fatte secondo lei? Per risolvere il problema nord-sud? No, le chiedo se vuole allargare ben volentieri, ma le chiedevo riguardo alle politiche dell'istruzione, ma se vogliamo poi ampliare al problema del mercato del lavoro o ad altri problemi, ben volentieri. Sì, no, dicevo che è noto che l'istruzione fornisce vantaggi competitivi non banali anche sul mercato del lavoro, e questo è vero anche nel nostro paese, nonostante la cospicua diffusione negli ultimi anni di fenomeni di squilibrio tra l'offerta e la domanda di forza lavoro, e nonostante la diffusione di fenomeni di sovraistruzione, diciamo così. L'esempio di un soggetto con un titolo di studio terziario che si trova a lavorare nei call center, era la cosa a cui accennava lui prima. Quindi, voglio dire, dal punto di vista dello sviluppo delle chance di mobilità, l'istruzione può avere un suo ruolo. Pensare però che l'istruzione sia l'unica leva alla quale si può fare ricorso per garantire una società più aperta, fluida e mobile, questo direi che è una grossa illusione. È uscito recentemente un volume curato da due miei colleghi, che sono Fabrizio Bernardi e Gabriele Ballarino, è un'analisi comparativa fatta però di 14 paesi, e ogni capitolo è fatto da uno studioso che appartiene a quel paese, e diciamo dalla Svezia agli Stati Uniti, passando per l'Inghilterra, Germania, Francia, quello che esce è che l'istruzione is not the great equalizer, cioè l'istruzione non è uno strumento che riesce a garantire l'uguaglianza delle opportunità. Una volta che si è tenuto conto dell'effetto dell'istruzione, che è a sua volta condizionata dalle origini sociali evidentemente degli individui, comunque una volta che si è tenuto conto del livello di istruzione, l'origine continua a fare differenza. Me la faccia dire così: un ingegnere figlio di operaio tende a guadagnare meno dell'ingegnere figlio di un altro ingegnere. Adesso, semplifico grossolanamente, ma questa è più o meno l'esito di questi tipi di indagini. Quindi, come dire, io non credo che politiche dell'istruzione da sole siano in grado di risolvere la distanza tra nord e sud. Quello che si diceva prima, politiche industriali, sarebbe invece, credo io, la via migliore. In effetti anche le politiche attive del lavoro, lo diceva lui prima, cioè se non esiste domanda di lavoro io posso fare tutta la formazione che voglio e questi qui rimangono disoccupati. Dopodiché è vero che anche i corsi di formazione per i disoccupati hanno in generale degli effetti ragionevolmente positivi sulle chance di occupazione. Qui però sorge l'altro problema, che è quello del rapporto tra costi e benefici. Quanto spende la pubblica amministrazione per fare corsi di formazione e quali sono i ritorni in termini salariali di crescita della base imponibile o comunque delle entrate fiscali e di riduzione della spesa per indennità di disoccupazione, comunque per la generalità delle misure a sostegno del reddito dei disoccupati. Questi conti noi non li facciamo spesso, forse bisognerebbe farli un po' più spesso. Me lo dica per curiosità innanzitutto mia, chi li ha fatti questi conti e con che risultati? Io con alcuni colleghi abbiamo fatto un piccolo esperimento, una piccola analisi controfattuale su un piccolo blocco di corsi di formazione per disoccupati fatti in un posto altamente privilegiato che è la provincia di Trento, e quello che viene fuori è che, diciamo così, esiste impatto rilevante
in termini occupazionali, in termini di reddito, in termini di accrescimento delle entrate fiscali, che però questo dopo 3 o 4 anni, sia quello sul reddito da lavoro che quello della crescita delle entrate, tende a scomparire o comunque ad affievolirsi, e che in ogni caso non riesce a coprire i costi. Adesso non mi chieda quanti sono i costi, perché non lo dirò neanche sotto tortura, prima che lei lo scriva. Sarebbe molto interessante invece saperlo. Quindi immagino che se nella provincia di Trento le risultanze sono queste, nel Sulcis o in qualche provincia calaba saranno un po' peggiori. Mascoli, mi tocca utilizzarti però sempre come esempio di imprenditore del Sud, mi dispiace questa chiave autobiografica. No, anche però... perché non... sono diventato imprenditore del Sud da 3 mesi praticamente. Imprenditore sono... al Sud. Al Sud. Perché diciamo dopo una lunga esperienza in Inghilterra, che ancora continua, stiamo facendo questo esperimento a Salina di aprire sarà il 39esimo quando apriamo. 38esimo, dipende se riusciamo a prendere un altro prima. Franco Manca nel sud Italia, e naturalmente queste problematiche del lavoro sono molto molto forti. Penso che, non so se era Bentivoglio o Bonini che hanno detto che la cosa fondamentale è la legalità. Io sono assolutamente d'accordo, perché per esempio una cosa che ho visto immediatamente è che facendo un investimento lì, in Italia c'è l'IVA evasa al 25%, penso che nella categoria dei ristoranti sia circa il 40% e nello mio specifico siamo circa al 75-80% dove lavoro io, e quindi ti dà l'idea di che cosa succede, e con un calcolo approssimativo chi come me paga l'IVA, paga tutti i contributi eccetera, si trova un costo maggiorato di circa il 12-13%, quindi io mi trovo a combattere con una concorrenza sleale, per esempio, che è un fatto ovvio. Quindi hanno voglia loro di fare i salti mortali facendo delle virgole, i contratti, le cose, eccetera. Se non risolvi questo non vai avanti manco di... Mi sembra quel romanzo di Ionesco dove ci sono i rinoceronti nella stanza, però la gente parla di altre cose. Sì, questo è un rinoceronte, io non lo immaginavo fosse così. Il che poi in questa situazione catastrofica, quando io ho guardato i salari dei dipendenti per contratto nazionale, ho detto ma tutto sommato non è malissimo, perché tanto io... Sui salari bassi, cioè di uno che magari prende 13-14 mila euro all'anno, si trova tutto, perché tanto non è che lo Stato metterà la mano in tasca a questi, cioè non esisterebbe l'intero. No, stiamo scherzando, si trovano come il signore qui con 900 euro in busta paga. Il che non è solo impossibile, è anche non etico. E come fai a pagare uno 900 euro? E allora ti trovi nella cosa di dire... Aggiungiamo al fatto che pago l'IVA anche per gli altri, i carabinieri per gli altri, le guardie forestali del Canada, tutte quelle cose. Ci aggiungi, però oltre che dici no, ma io gli devo dare qualcosa in più, perché non posso immaginare che un mio dipendente torni a casa con 900 euro in tasca. E quindi diventa una situazione veramente molto difficile. L'illegalità poi non fa altro che creare ulteriori illegalità, perché quando uno ha una contabilità parallela, sei già su una strada assolutamente perversa, perché in parte pagherai i dipendenti, in parte te li metti nel materasso, in parte chissà cosa ci fai, cioè è indurre al crimine. Gente normale diventeranno strozzini, penso io, non lo so, forse sono... cioè, non lo so, perché a me non mi è mai capitato di avere un pacco di soldi sotto il divano, ma evidentemente lì su dove opero io ci saranno pacchi di soldi che girano continuamente. Infatti quando io sono andato a ordinare 3 macchine POS delle carte di credito per il ristorante, loro mi hanno guardato come un marziano. Vabbè, poi direi che sono guaste, come si dice sempre in questi casi, che non funzionano. Ce n'è una sull'isola, lei ne vuole 3. Ah sì, eh? Vabbè, c'è una tradizione. Assolutamente, ecco, quindi l'esperienza c'è, ti dico che mi sembra strano che su queste cose non si faccia di più, perché sì, dico, è importante agire proprio su queste cose, è inutile pensare che si agisce su delle piccole riforme, non so, io ho visto qua le cose istituzionali, varie cose, che come dipingere il soffitto mentre
è come se a me nel ristorante mi rubassero il 40% dell'introito e mi metto a parlare di altre cose. Ma i miei soci mi crucifiggono per Pasqua, quindi non, secondo me si è perso proprio la bussola di questa cosa. L'altra cosa che mi meraviglia è che non è che in questa situazione ci stanno gli obiettivi dicendo sì, è un macello, ci rubano il 25% dell'IVA e così via, però l'anno prossimo ci andiamo al 21%, diciamo. Non c'è proprio un dibattito su questa cosa. Beh, c'è anche una situazione di conti pubblici, diciamo, che non lascia molto spazio a dibattiti. Non è possibile non metterlo sull'agenda, una cosa del genere. È impossibile, anche da parte vostra. Mettetelo sempre continuamente sull'agenda, perché così veramente è molto molto difficile pensare che ci saranno gli investimenti, che poi gli investimenti, non devi guardare gli investimenti esteri, gli investimenti nei paesi li fanno sempre i locali. Cioè la gente locale che ha voglia di lavorare, che lavora bene, sono quelli che portano avanti le imprese. In tutti i paesi, nella storia economica, ho letto la storia economica di Cambridge, pensi a Bocconi, ho visto che il grosso degli investimenti viene sempre dall'interno. Stiamo dicendo un paese dove ieri ArcelorMittal si è comprata l'Ilva, insomma, quindi che è una bella pizzeria con dei forni ben potenti, insomma. Quindi diciamo gli investimenti esteri non li sottovaluterei da questo punto di vista, che poi sia un bene o un male per il paese, non lo so. Non dico né un bene o un male, ma in genere, se tu vai a vedere la storia economica dell'Europa, gli investimenti le fanno le persone dei paesi. Non ti aspettare che viene uno da un altro pianeta e ti fa funzionare il tuo paese. Non succederà. Io volevo fare un ultimissimo giro, visto che il tempo stringe, riprendendo questo tema della politica dei redditi, insomma. Eguaglianze, una spinta all'eguaglianza si può avere o con strumenti che tendono a pareggiare le condizioni di partenza, vedasi istruzione o così via, o con politiche che cerchino di equilibrare, ad esempio, redditi differenti come quelli fiscali. Ci vuole una politica fiscale più progressiva, più incisiva per avere una società in qualche modo più egualitaria, chiedo al lato destro della tavola, o anche qui poi quel tipo di dati amministrativi che abbiamo sulle entrate ci spinge a pensare che una politica di questo genere non abbia poi degli effetti veri e finirebbero per pagare di più solo quelli che già sono ufficialmente pagatori. Ma no, io credo che da un lato il recupero della legalità, come si diceva prima, la leva fiscale è importante, un elemento di ampia progressività è secondo noi strategico. Però facendo attenzione a una cosa, lo dico perché l'abbiamo toccato, lo stiamo toccando dal vivo proprio a Milano, nella dialettica che abbiamo col Comune di Milano rispetto al tema dell'educazione, è uno dei temi sul quale siamo entrati in conflitto, e cioè sono state cambiate le fasce ISE di accesso alle scuole materne. Da 4 fasce siamo passati a 21, elemento positivo. Si è dato agio ovviamente alle fasce più deboli, che ne hanno beneficiato, anche guadagnato rispetto al passato. Dopodiché, se noi andiamo a vedere dalle fasce medie in su, togliendo quelle che hanno ottima possibilità, disponibilità economica e quant'altro, il famoso o famigerato, secondo il punto di vista, ceto medio è quello che la paga in maniera devastante per certi versi, inserendo anche un elemento di diseguaglianza nel momento in cui i ragazzini vengono iscritti alla scuola materna, perché è stata introdotta una tassa di iscrizione di 50 euro a figlio. Tradotto significa che la famiglia benestante che ha un figlio paga l'iscrizione 50 euro, la famiglia di quarto giaro che ha 3 figli, magari 2 gemelli o in una fascia in cui li deve iscrivere nei 3 anni di materna contemporaneamente, sono 100-150 euro. Allora qui c'è un elemento di riflessione importante. Cosa succede? Succede che se non si fa attenzione a tenere, diciamo così, una barra dritta sulle reali intenzioni che si vogliono avere, anche giuste e positive, si rischia di fare i famosi autogol, no? Allora, lì stiamo cercando di invertire la marcia, invertire la rotta, però i rischi sono altissimi, intanto di disgregazione sociale, perché è evidente che il famoso ceto medio, che si vede un aumento di 300 e rotti euro, non sono cifre sparate a caso, oggi il ceto medio a Milano abita nella semiperiferia, periferia di Milano, per i processi che raccontavo prima, quindi non stiamo parlando della cerchia dei Navigli,
che può avere un elemento di sostenibilità maggiore, ecco, rischiamo di disgregare dal punto di vista sociale i ceti. Oggi sono diversi, nuovi, più mischiati, non ci sono più le classi divise come le abbiamo conosciute fino ad oggi, però è un elemento, secondo me, da tenere al centro d'attenzione. Anche perché una città come quella di Milano, che sta ponendo attenzione a un grande tema sociale come quello delle periferie, questo è un elemento che non può essere avulso da quella discussione, da quel ragionamento. E anche in quel caso noi cerchiamo di tenere la barra dritta su un elemento, anche con tanta dialettica interna, perché per nostra storia, insomma, si cerca anche un po' di cambiare la cultura. Il tema delle periferie, che intercedono fortemente, si interconnettono fortemente con i temi sociali, passano attraverso sempre, numero uno, la legalità, numero due, il tema della sicurezza. Altrimenti inneschiamo sempre dinamiche negative. Se poi le assommiamo al temi sociali, temi di spesa delle famiglie e quant'altro, si rischiano, insomma, grandi dissesti. Quindi, insomma, bisogna tenere, secondo me, la barra dritta, cercando di prendere una direzione corretta, eliminare o quantomeno ridurre le diseguaglianze. Qui un forte ruolo pubblico deve essere ovviamente al centro dell'azione. Ma allora, verrebbe da dire che appunto proprio per il livello di evasione fiscale che c'è, immaginare che la progressività, cioè estendere ancora di più la progressività, può essere veramente far pagare di più solo chi paga. Cioè, questo è un tema che dobbiamo iniziare a considerare seriamente. Uh-huh. Sono strad'accordo che serva la progressività delle imposte, ma quando il livello di evasione è appunto molto di più che fisiologico. Io mentre ascoltavo mi venivano in mente adesso i dati dell'auto, sapete che è un pezzo che tira quel poco di PIL che cresce in Italia. Mentre nel 2010-11 era la Panda che andava forte, sapete qual è il segmento adesso che si vende di più di FCA? I SUV. Cioè, lo Stelvio dell'Alfa Romeo è una delle auto più vendute, neanche nei primi mesi dell'anno ha già venduto 10.000 auto. Questo significa che lo 0,78 sono circa 100.000 italiani che dichiarano più di 100.000 euro, cioè niente. E il numero di supercar e di auto è gigantesco rispetto, per cui il tema vero è che appunto più si preme con aliquote alte su redditi dichiarati alti, e il rischio è che c'è un accanimento sugli onesti. Ecco, no, non vorrei fare un discorso troppo eretico, fermo restando che sono strada d'accordo sulla progressività dell'imposta, e la flat tax secondo me non è la soluzione, però sicuramente questi sono aspetti decisivi. Io dicevo prima appunto che se mettiamo tutti gli italiani a tassa negativa, cioè sotto lo zero, più quelli sotto i 7.500 euro, in Italia la no tax area è sotto i 7.500, se può interessare, per cui è metà dei 13.000 euro, sono quasi 30 milioni, significa tantissimo, significa la gran parte degli italiani, un po' più della metà. Allora questo fa anche pensare che se anche il contributo al sistema pubblico è così poco distribuito, continuare a immaginare che la soluzione sia nel pubblico credo che sia sbagliato. Noi abbiamo un PIL di circa 1.600 miliardi in un paese che ha circa 800 miliardi di spesa pubblica corrente. Questo significa che il ruolo del pubblico, mal speso, ma non è piccolissimo, è quasi la metà delle transazioni economiche italiane la spesa corrente che avviene ogni anno. Non dico che è un'economia sovietica, però il 50%. Ecco, io invece sono molto d'accordo, proprio per risolvere questi problemi di equità, che tutte le cose che sono accadute in questi anni paradossalmente cambiano la nostra narrazione classica. I distretti industriali non esistono quasi più, i sistemi locali che però hanno resistito di più sono quelli dove sono arrivati gli investimenti diretti esteri. A 70 km da qui, a Fabriano, io ho fatto il sindacalista in questa regione alcuni anni. Beh, Fabriano oggi è un disastro. Perché? Perché i Merloni hanno investito nel fatto che il distretto rimanesse chiuso agli investimenti esteri. Solo nelle cappe sono entrati gli svizzeri ed altri.
In Veneto, laddove ci sono stati investimenti diretti di esteri, i sistemi locali hanno retto di più, hanno difeso meglio, non per forza sempre, ma meglio l'occupazione dei sistemi locali chiusi al mercato e soprattutto agli investimenti diretti esteri. Questi sono dati, questa volta hanno un rigore scientifico, ecco, nel senso che è esattamente andata così. Se vi capita di passare a Fabriano, dove era la capitale dell'elettrodomestico italiano, con tre grandi gruppi giganteschi, oggi è rimasta Whirlpool con di fatto uno stabilimento. Solo Indesit ne aveva tre, Antonio Merloni ne aveva tre, Merloni Termosanità, cioè era gigantesca. Ecco, per cui anche immaginare questa cosa, le cose nazionali, il patriottismo economico è stato devastante in Italia, anche perché spesso c'era solo la bandiera italiana. Grazie, chiederei anche a sinistra del tavolo se ci sono osservazioni su questo tema della politica dei redditi o comunque osservazioni conclusive che volevate fare. Grazie. L'impatto, insomma, diciamo che tutte le misure che riescono a garantire maggiore equità sociale evidentemente contribuiscono per la loro parte alla creazione di società più fluide, più aperte e da questo punto di vista anche più mobili. Quale sia poi il contributo specifico che una revisione dei sistemi di tassazione del nostro paese possa avere sulla mobilità, non è che sia chiarissimo. Io su questo, come dire, io personalmente non ho competenza e non ho neppure conoscenza di a misure di impatto di cambiamento di politiche fiscali sui tassi di mobilità. Quindi da questo punto di vista, adesso non so se mi soccorre la sapienza degli economisti, ma insomma io non... Per cui diciamo in linea generale, a buon senso possiamo dire tutto ciò che accresce, l'uguaglianza nelle chance di istruzione, la contribuzione al pubblico erario, là quello che diceva lui che tutti pagano il dovuto eccetera, è evidente che tutte queste misure in qualche modo contribuiscono a rendere una società, consentono alla società di funzionare meglio, consentono di avere ordinamenti istituzionali un po' più efficienti di quelli che abbiamo. Ma allora da questo punto di vista qui potremmo anche arrivare a dire che, ad esempio, e lo butto lì un po' provocatoriamente, anche la legge elettorale può avere una sua influenza su cosa diavolo succede in questo paese e sulle connesse chance di mobilità. Serve anche dipingere il soffitto, insomma, dice. Non so che cosa sia. Non sa che cosa sia la legge elettorale, vabbè, ma è da poco in Italia, da poco che è tornato in Italia. Però mi sembra che faccia parte di quella pittura del soffitto e impermeabilizzarlo, diciamo, è un po' più utile, via, che non dipingerlo solamente. Mascoli, non so se lei ha ancora qualcosa da dirci. Ma no, io volevo solo dire, appunto, pochissime esperienze in Italia. Mi sembra che è giusto dire che prima che si metta mano a un'ulteriore riforma delle leggi che debbano essere applicate in un paese dove ho visto ci sono tre gradi di giudizio e così via, è chiaro che la legge non può essere applicata, non ci vuole uno scienziato, perché chi può andare in dei processi per 30 anni la fa franca, insomma. Lo dico molto semplicemente, magari non è, e questa mi sembra che siano le cose fondamentali che ritornano all'idea della legalità. Facciamo pagare le tasse che sono dovute oggi. E poi una volta che si è fatta questa cosa si può pensare, come a dire, a dipingere il soffitto, addirittura a migliorarlo, ma è inutile che fai una legislazione migliorativa che poi non viene applicata. Mi sembra una follia a me, quindi sono d'accordo con i tuoi commenti prima. Cioè ci sono delle... Già se fosse applicato quello che c'è andrebbe benissimo, io sarei contentissimo. E questo sicuramente avrebbe un effetto redistributivo immediato, non c'è neanche dubbio su questo. Quindi basta semplificarle queste cose, non è così complicato. In effetti è complicato perché si pensa che sia complicato,
Beh, insomma, devi ancora passare qualche mese in Italia, diciamo. A questo punto no, io ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio il pubblico, mi scuso con gli accademici se abbiamo portato il loro dibattito alto a un livello più forse troppo terreno, ma spero che questo sia stato anche di mutuo interesse. Grazie a tutti. Scusate, solo un minuto per ringraziare veramente tutti i nostri ospiti, tutti i nostri speaker. Voglio ringraziare anche di nuovo Roberta, Paola, Alberto e Luisa, cioè la Fondazione De Benedetti. E niente, vi aspettiamo tutti voi che siete stati qui.